Smacchi, fiato alle trombe, via con il quiz! Attenzione, grigliettini, parte il villaggio quiz! Cominciamo qui dalle prime file, da questo signore, lei come si chiama? Giuseppe Franchi. Giuseppe Franchi, attenzione, signor Franchi, quale busta sceglie, la numero 1 o la numero 2? La numero 2. E perché non prende la 1, scusa? Vuole proprio... Dunque, lei vuole la 2, la 1 non le interessa, allora vuole la 2, il signor Franchi vuole la 2, la quale dice fare la domanda della busta numero 1. Ecco, e allora attenzione, tenga la numero 1, vediamo, dunque musica sinfonica, lei se ne intende di musica sinfonica? Sì, un po', allora attenzione. Il cognome di un famoso musicista del Settecento, ma io sono buono, lo sapete, sono diventato buono, allora la voglio facilitare, la voglio aiutare. Le dirò anche i nomi, lei mi deve dire solo il cognome. Questo famoso musicista si chiama Wolfgango Amedeo... Mozart! Chi l'ha fatto la domanda? Si chiama Wolfgango Amedeo Quagliarulo! Quagliarulo, è chiaro? Lei non lo conosce, ma io sì! Scusate, mettete a posto la signora, un conigliettino comunque, un bel conigliettino, alla signora, era Wolfgango Amedeo Quagliarulo, non Mozart, E veniamo qui a lei, lei che cosa fa? L'impiegato, come sì. Erzillino lei, Dunque, attenzione, a lei una domanda abbastanza facile, 10 secondi di tempo per rispondere, qual è la capitale della Francia? Non risponda, lei è un impulsivo, non risponda, si prenda un po' di tempo, ci pensi bene, si prenda tempo, mi sembra... Peccato, si è voluto prendere troppo tempo, e ha sbagliato, caro... Il villaggio, è stato lei a fargli perdere il tempo. Scusate, come ha detto, scusi? Come ha detto? Ma è stato lei a fargli perdere tempo, no? Io, senta vecchia mascalzona, guardi che... La rossa...